consiglio comunale di Faro per questo momento così importante. La musica arriva qua vicino a noi, vicino al palco. È stato un pomeriggio all'insegna del divertimento, del racconto e della creatività, quello dedicato al Giovedì Grasso che per il secondo anno consecutivo l'ente carnevalesca ha organizzato in collaborazione con il Paese dei Balocchi. L'evento, dedicato principalmente ai bambini, si è aperto in piazza 20 settembre con musica e la presentazione di Corrado Cori. Poi è andato in scena lo spettacolo inedito della Compagnia del Teatrino Rosso della cooperativa Jolly Roger a Lecchino, Pane, Amore e una Bugia, scritto e diretto da Simone Ricciatti. Intorno alle 16 invece, dopo il saluto del presidente del consiglio comunale Renato Claudio Minardi, Luciano Cecchini è stato nominato ufficialmente sindaco di Fano Città del Carnevale e quindi fino a martedì prossimo avrà pieni poteri sulla città. Tra stasera e domani penso di presentare ai miei concittadini del di Fano Città del Carnevale una giunta che appunto farà delle migliorie, io spero, alla nostra cara città di Fano. Ma volevo anche dirvi, cari amici di Fano TV, perché la scelta è andata sul presidente della Carnevalesca. Si pensava a tanti nomi che potevano appunto parlare di Fano, ma purtroppo siamo nella settimana di Sanremo e non è possibile avere degli amici da queste parti, e allora tra una cosa e l'altra hanno visto che quello che costava di meno era il presidente della Carnevalesca, e allora eccomi qua che resterò io per questi giorni appunto il sindaco del Carnevale. Per non farci mancare niente, comunque sia, come vi ho anticipato, attraverso Fano TV vi diremo quale sarà la composizione della giunta. Va bene? Comunque buon Carnevale a tutti. Non sono mancati l'allegria della musica rapita, decine di bambini in maschera e addirittura due cagnolini vestiti da principe e da principessa. Presenti in piazza anche i volontari della Croce Rossa, mentre ad animare il pomeriggio sono state l'Associazione del Paese dei Balocchi con i personaggi della Fiaba di Pinocchio, l'animazione di Tiro e Molla, le riproposizioni di Arlecchino e Pulcinella dell'Associazione Giocarcus, mentre il Teatro della Fortuna ha ospitato l'atteso spettacolo Peter Pan, ogni favola è un gioco della Compagnia Neverland. Ora invece non rimane altro che attendere di conoscere questi misteriosi componenti della nuova giunta del sindaco Cecchini. C'è una tradizione molto particolare da rispettare in questa settimana, qual è? Ma durante la settimana di Carnevale, dal Giovedì Grasso al Martedì Grasso, tutti i poteri della città vengono consegnati al sindaco del Carnevale, che quest'anno sarà Luciano Cecchini, il presidente dell'ente carnevalesca, al quale non solo abbiamo consegnato la fascia, ma abbiamo consegnato anche le chiavi della città. Per cui Luciano Cecchini, il sindaco del Carnevale, avrà poteri di vita e di morte nei confronti della città, quindi poteri pieni ed assoluti, quindi è di fatto il primo cittadino. Al di là degli scherzi, è comunque una bella iniziativa, è una bella cosa che nello statuto del comune di Fano ci sia scritto che durante la settimana di Carnevale, salvo imprevisti o esigenze dei cittadini naturalmente, non si convochi la giunta, non si convochi il consiglio comunale, e che durante questa settimana di fatto viene riconosciuta la città come la città del Carnevale. È un modo per rendere così più nota, più famosa, più attraente la città per il Carnevale, ed è un bel modo anche per dire ai cittadini: divertitevi, perché il Carnevale di Fano è veramente una bella manifestazione.